Eccoci qua. Allora, se vi ricordate, l'ultima volta abbiamo finito parlando di cellule staminali e meccanismi stocastici, eh? Si sente? No? Più forte? Così si sente? Oh ragazzi, buongiorno! Se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo parlato di cellule staminali, non vi muovete, state immobili, mi sentirete meglio, e di modelli stocastici di controllo del self-renewal, ok? Avete capito cosa ho detto? A parte l'acustica, ok? Meccanismi stocastici di controllo del self-renewal. Sembra complicato, ma dovreste aver capito di cosa stiamo parlando, cioè di meccanismi attraverso i quali, eccoci qua, oh, è arrivata la voce amplificata. Allora, di meccanismi stocastici, che vuol dire semplicemente che appunto la cellula può fare, cioè utilizza un sistema stocastico di controllo del fate, può andare incontro a differenziamento, può andare incontro a replicazione che mantiene il pool, può andare incontro a divisione asimmetrica, e questo è regolato da meccanismi stocastici. Questo per il momento è molto derivato dal modeling di esperimenti di genetic lineage tracing, ok? Spero di star dicendo cose che vi ricordate dalla scorsa volta. Ok, e in realtà ci sono tutta una serie di altre considerazioni teoriche che ci dicono che questo meccanismo di self-renewal è molto più robusto, che il meccanismo gerarchico, classico, che piaceva tanto ai biologi, in realtà è molto più difficile da mantenere a lungo termine, specialmente se ci sono appunto incidenti di percorso, tipo morte cellulare. Ok, o infezioni o altro, o impazzimenti cellulari, che capitano anche quelli. Ok, ma questi meccanismi però appunto di cui abbiamo parlato parlavano semplicemente del passaggio, del tipo di divisione, del destino, una scelta casuale sul destino della progenie, della divisione. Ok, però c'è anche un altro elemento importante che controlla la biologia e l'attività di queste cellule staminali, anzi direi fondamentale, che è la regolazione tra lo stato di quiescenza e lo stato di attivazione. Cioè, quando mi divido, poi mi divido e potrò fare cose diverse, questo mi permette di mantenere la popolazione, ma c'è un controllo fondamentale che è sul quando passare, quindi la transizione dallo stato quiescente allo stato attivo. E in realtà quanto sia stocastico non lo sappiamo, cioè quale sia, diciamo così, la frazione di stocasticità in questo non lo sappiamo, ma di sicuro ci aspettiamo che ci sia una regolazione. Sì o no? Ci aspettiamo che ci sia una regolazione. Cioè, la proliferazione non deve andare per i cavoli suoi con meccanismi stocastici. Lo vogliamo? Vogliamo un controllo, un pochino, almeno in parte regolabile. Ci deve essere una briglia, ci deve essere un controllo, ci deve essere un feedback, ci devono essere dei segnali specifici che permettono questo. Poi una volta che ti ho attivato vai come vuoi, mantieniti come vuoi, eccetera. Però ci vuole un controllo su questo. E questo controllo, viene in parte definito da quella che è la nicchia. In realtà abbiamo parlato di nicchia, non è solo il controllo del passaggio da quiescent a active, ok? La nicchia fa molto di più. Abbiamo visto che è anche importante per il mantenimento dello stato staminale. Vi ricordate, nel testicolo di Drosophila l'adesione alla nicchia era l'elemento che ti mantiene staminale. Quindi è anche la fontana dell'eterna giovinezza in cui le cellule staminali devono stare a parlare. Però appunto non è soltanto permissive, quindi non è soltanto un elemento permissivo, come abbiamo visto l'altra volta, ma può essere anche istruttivo. E
questa nicchia, appunto, è un microambiente speciale che consiste appunto di cellule a cui le staminali aderiscono, tipo le hub cells del testicolo di Drosophila, ma contiene anche altri elementi che possono modulare, quindi fattori solubili che arrivano dalla nicchia, ma in realtà che arrivano anche dall'esterno, e in più dei feedback dati dalla progenie. Mamma, siamo già in 120, basta, non ci stiamo più in casa. Fermati un attimo, papà, andate al cinema. Ok. Allora, e in realtà, sì, potremmo rimanere sulla spermatogenesi, ma no, basta, due palle. Cambiamo argomento, cambiamo, sì, cioè la spermatogenesi, ci sono specie in cui ovviamente non viene costantemente, non è costantemente attiva durante tutto l'anno, ma viene regolata con le stagioni, per esempio. Ok, però in realtà il modello che mi interesserebbe analizzare con voi oggi è un altro modello, un po' più interessante anche dal punto di vista dello sviluppo. Ed è un modello che viene dall'epidermide, in realtà questo lasciamola perdere, ok? Ed è il modello dei follicoli piliferi. Il funzionamento delle cellule staminali dei follicoli piliferi, anche dette hair follicle stem cells. Ok, lo sapete come funziona il pelo? Più o meno? A parte i lati estetici della faccenda. Sapete più o meno il ciclo del pelo? L'avete fatto, credo, ma l'anatomia, dico che è. O no? Non lo so. Qualcuno vi ha mai spiegato come funziona la crescita di un pelo? Vagamente. Mi ha fatto le piume. Le piume, d'accordo. Però il pelo è un po' diverso. Ok, in realtà essenzialmente il pelo è un organo, chiamiamolo così, credo che sia corretto chiamarlo un organo, che viene continuamente, che va incontro a continui cicli di degenerazione e rigenerazione, ok? Rigenera delle sue ceneri come la felice. E diciamo che appunto abbiamo una prima fase di crescita all'inizio dello sviluppo che viene chiamata anagen. Durante l'anagen noi abbiamo una matrice germinativa che si trova alla base del pelo, adesso la vedremo un pochino più nel dettaglio, che anzi, vediamola di qua, dall'early anagen, che appunto prolifera attivamente, quindi cellule che proliferano tantissime e fanno crescere il nostro pelo, e questa matrice germinativa appunto organizza una struttura che poi esce al di fuori dell'epidermide e vediamo dal fuori come un pelo. Ok, questa crescita del pelo però non è, diciamo così, continua. Il pelo viene costruito, arriva ad una sua estensione che è generalmente geneticamente determinata a seconda delle zone del corpo, del tipo di pelo. Comunque, arrivato insomma, alla fine del suo ciclo di crescita, va incontro ad una fase cosiddetta di catagen, in cui la matrice germinativa si esaurisce. Ok? Ed è qualcosa che in qualche modo somiglia allo sviluppo. In realtà in molte specie, in molti distretti del corpo, questa fase di catagen, dopo un certo periodo di quiescenza, scusate, catagen è la distruzione, poi c'è il telogen, che è appunto la fase di rest, di riposo. Ok, dopo un periodo di riposo, invece, vediamo la riattivazione di un nuovo ciclo e la formazione di un nuovo pelo, che in genere si trova di fianco al residuo del pelo del ciclo precedente. Ok? E vi faccio vedere solo velocissimamente, dal punto di vista istologico, di cosa stiamo parlando. Questa struttura che vedete qui si chiama papilla dermica. Questo è, diciamo, sono cellule di natura connettivale, quindi c'è una membrana basale tutto intorno, e poi abbiamo questa matrice germinativa, che vedete comprende anche queste cellule marroncine, che sono appunto la linea
melanociti, in realtà ci sono anche delle cellule staminali dei melanociti in questo sistema del pelo, perché ovviamente il pelo continuamente vengono aggiunte nuovi melanociti che entrano all'interno del pelo. Comunque questa matrice produce pelo, ok? Le cellule proliferano e vanno incontro a maturazione in diversi strati, questi sono i strati tipici del pelo, ok? E quindi cresce come cresce l'epidermide. Dalla base vengono prodotte nuove cellule e quelle vecchie si allontanano sempre di più dalla matrice germinativa, ok? Quindi queste sono cellule postmitotiche che man mano che invecchiano, per accumulo di nuovi elementi sotto di loro, si allontanano sempre di più dalla matrice germinativa. Ok, ma adesso ve la faccio breve. La origine dal punto di vista delle cellule staminali che producono questo pelo è stata trovata in un gruppetto di cellule che in realtà si trova a grande distanza dalla matrice germinativa. Ok? Quindi nei modelli di cellule staminali che abbiamo visto, in cui ci sono delle cellule staminali, dei transit amplifying precursors e delle cellule postmitotiche, ok? Quindi la cellula staminale che si divide poco, progenitori intermedi che si dividono tantissimo e cellule differenziate che vanno verso il loro destino, in questo caso perdersi. Ok, le cellule staminali, quindi scusate, la matrice germinativa in realtà è fatta di una popolazione di progenitori intermedi. E infatti prolifera per un po', ma a un certo punto, vedete qui nel catagen, si esaurisce. Ma anche se si è esaurita questa matrice germinativa, in realtà da qualche parte c'è ancora il potenziale per dare origine ad un nuovo pelo, ad un nuovo ciclo. E questo potenziale è nascosto in queste cellule staminali del pelo, che appunto però non si trovano nella matrice germinativa, ma in una specie di piccolo rigonfiamento vicino alle ghiandole sebacee, che viene chiamato bulge. Non so se c'è un termine italiano per definirlo, ma comunque noi lo chiameremo bulge. Ed è questo gruppetto di cellule che qui vedete in verde, dopo vi spiego anche perché le vediamo in verde. Ok. Il bulge in realtà è, diciamo così, il residuo del precedente ciclo del pelo. E lì riconosciamo due strati di cellule, il più esterno appunto è fatto di cellule staminali. Contiene queste cellule staminali. Opla. Allora, giusto per capirci, appunto, in questa regione troviamo le cellule staminali, comincio già a dirvelo, poi lo vedremo meglio con dei dati sperimentali. Comunque in questa regione troviamo le cellule staminali, in questa regione troviamo insomma della progenie delle cellule staminali, quindi c'è tutto un lineage che noi possiamo seguire nello spazio, quindi cellule più vicine dal punto di vista del numero di divisioni alle cellule staminali, e poi qui la matrice germinativa che origina da questo che viene chiamato outer root sheet. È chiaro? Ok? Quindi cellule staminali che danno origine ad un ciclo che però a un certo punto si esaurisce. Il pelo viene poi, insomma, si riformerà di fianco partendo da questo bulge. Ok, e la nicchia, questo bulge in realtà ha tutte le caratteristiche della nicchia, quindi ci sono, lo vedremo, delle cellule a cui le cellule staminali aderiscono, quindi ci sono delle adesioni cellulari specifiche, e in più ci sono un sacco di altri segnali che possono venire dalla periferia, che includono segnali nervosi, che includono molecole che arrivano dal derma, ed in particolare vedremo un contributo di questa dermal papilla. Ok, quindi diciamo questa è la nicchia, qui non sto a descriverveli tutti, insomma, questa è una nicchia. Ok, ma come facciamo a studiare questo sistema e a vederlo in azione e ad interpretarlo? Quindi io adesso vi ho detto, ci sono queste cellule staminali, danno origine a queste cellule, poi c'è la matrice e a un certo punto muoiono tutte. Ok, ma io ve lo dico, ma come facciamo a vederlo? Allora, nel pezzetto di lezione che ci avanza,
vorrei proprio cercare di darvi gli strumenti metodologici e poi anche di interpretazione per vedere questa storia che vi ho abbozzato adesso. Ok, e per questo però oggi ci occuperemo soprattutto di proliferazione cellulare. Quindi non andiamo più a seguire il lineage, ma questa volta andiamo a mappare la proliferazione cellulare. Chi si divide? Come facciamo a vedere chi si divide? Possiamo datare quando una cellula si è divisa? C'è un'anagrafe, lo sapete come si fa? Eh? Qualcuno vi ha mai parlato di timidina treziata? No? Come si marca una cellula che si divide? E sapere quando si è divisa? Non lo sapete o lo sapete? Eh? No? Ok, allora vediamolo. Allora, il primo sistema che vediamo appunto è quello degli analoghi della timidina. Sapete cos'è la timidina, è vero? Eh? La timidina? Un componente del DNA. Una base azotata. Ok, ovviamente il DNA neoformato metterà un sacco di timidine nel suo DNA, in questo DNA neoformato. E appunto viene integrato grandemente nelle cellule proliferanti, quindi un trucco già abbastanza vecchio è quello di marcare la timidina, utilizzando per esempio del trizio. Quindi timidina triziata, si porta dietro qualcosa di radioattivo e con una lastra noi possiamo andare, che mettiamo sopra ai nostri sezioni di tessuto che ci interessa, possiamo vedere grazie alla radioattività dove sono le cellule che si sono divise, quindi che hanno incorporato questa timidina triziata. Quindi si tratta di somministrarla alle cellule, agli animali, come volete, a chi volete. Bisogna dargli questa sostanza marcata, ok? E poi si usa un sistema di pulse chase, cioè si fa un pulse labeling, cioè tu fai un'iniezione e marchi tutte le cellule che si dividevano quel giorno lì, ok? 12 novembre, che giorno è oggi? Marchi le cellule che sono nate quel giorno. Parte invece la fase di chase, cioè vai a vedere che fine hanno fatto le cellule che si erano divise quel giorno, 2 ore dopo, una settimana dopo, 10 giorni dopo, 20 giorni dopo, 30 giorni dopo. È chiaro? No? Abbastanza semplice come concetto. In realtà, diciamo, recentemente è stato implementato, perché cioè neanche poi tanto recentemente, ma saranno 30 anni comunque, la timidina triziata ha un... diciamo la fase 2 del mondo delle timidine triziate è stata l'invenzione di nucleotidi marcati con atomi sufficientemente grandi da poter sviluppare degli anticorpi che le riconoscono in modo specifico. Questa per esempio è la bromodesossiuridina. Adesso vi faccio vedere. La bromodesossiuridina si integra nel DNA neoformato, quindi noi iniettiamo l'animale, il DNA che viene formato quel giorno sarà marcato di bromodesossiuridina. Dopodiché utilizzeremo degli anticorpi anti-bromodesossuridina per sapere dove sono finite quelle cellule. Ok, per esempio, queste sono immagini mie, del mio dottorato di ricerca dove ho usato la BRDU. Vedete, questa cellula, e non le cellule vicine, era nata, mi pare, 15 giorni prima. Quindi io ho dato la BRDU, ho aspettato 15 giorni e poi ho chiesto chi c'è di neogenerato e ho trovato questa cellula che anche esprime un marcatore di neuroni immaturi, la double cordina. Ok? Quindi vado a vedere i nuclei e so quanti giorni hanno. A grandi linee. Ok, e poi ovviamente posso fare, come dire, un time course. Quindi ho fatto il pulse e poi c'è il chase a 5 giorni, a 15 giorni, a 35 giorni, a 65 giorni. Questo era il mio dottorato, i neuroni che cercavo io morivano tutti. Ah, che culo. Vabbè, e i neuroni transienti comunque, basta che gli dai il termine giusto, è comunque interessante. Ok. L'earning check, ah, questo l'ho messo io, vabbè. Ok, vediamo un po', indoviniamo. Indica il pattern di marcatura della BRDU pulse labeling alle fasi di caccia chase indicati. Quindi, a un tempo corto, vedo cellule attivamente proliferanti? Se io lo faccio a 2 ore,
a poche ore da quando ho fatto la BRDU. Le cellule attivamente proliferanti le vedo? Perché no? No, ci può stare anche il no, ma perché no? Non hanno avuto il tempo, no, il tempo ce l'hanno avuto, ve lo dico io, in 20 minuti, mezz'oretta, facciamo 24 ore, dai, un ciclo cellulare medio. La durata di un ciclo cellulare medio, becco ancora un po' di cellule in fase S. Le becco, le attivamente proliferanti? Ok. Mentre quelle slowly proliferating o post-mitotic, ovviamente no. Se invece aspetto molto tempo, da quando ho dato la BRDU, quindi 20 giorni, le cellule che stanno proliferando in quel momento, le becco? No, ok? Perché non ce n'è più di BRDU in circolo. Quella che c'è è integrata nel DNA formatosi 20 giorni prima. È chiaro? Questo è importante che ce l'abbiate chiaro, perché adesso vedremo delle immagini di BRDU. Sì. Ok, allora la BRDU entra nel DNA neoformato, va bene? Finché è in circolo. Poi a un certo punto se ne va, i reni, viene fatta la pisci fuori e via, non ce n'è più. Ok, quindi chi si stava dividendo nella finestra temporale in cui la BRDU è in circolo viene marcato. Ok, poi la BRDU se ne va e chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Ok, quindi io posso usare dei tempi brevi per capire chi si divide in quel momento, chi è in fase S. Voglio misurare, voglio guardare le fasi S, do la BRDU e uccido subito. Ha! Vedo chi stava facendo il DNA in quel momento, chi stava producendo DNA in quel momento. Ovviamente devo farlo sapendo quanto dura più o meno il ciclo cellulare, devo vedere i miei tempi. Se aspetto molto tempo, poi vedo solo più i frutti di chi si era diviso, il DNA che si era diviso 20 giorni prima o quello che era. È chiaro? Sì. Perché la BRDU entra nel DNA? Sì. Perché entra nel DNA? Entra nel DNA perché è una bromo desossi, uridina. Okay. Sì, cioè no, è chiamata uridina, ma in realtà il DNA la usa come se fosse una timidina. E desossi entra normalmente nel DNA. Comunque è una buona domanda. Ok, ovviamente la BRDU, vediamo un po' però, potrebbe avere qualche piccolo controindicazione. Che cosa succede se una cellula prima di diventare post-mitotica si divide 100 volte, secondo voi? Quindi prende la BRDU, però poi i suoi figli continuano a dividersi, a dividersi, a dividersi, a dividersi, a dividersi, a dividersi per 100 volte. Che cosa succederà della BRDU che era stata presa nella... la quantità di BRDU, non so, del DNA che era stato inserito nella prima cellula che si era divisa, secondo voi? Si disperde. Si disperde, si diluisce, fino ad andare sotto soglia, ok? Quindi sì che vedo le cellule proliferanti, ma solo se danno origine a qualcosa di post-mitotico. Se continuano a dividersi, la BRDU non la vedo più, ok? Ok, in realtà questo va benissimo per marcare le cellule in attiva proliferazione. Per esempio, nel nostro ciclo del pelo, chi vi aspettate che si divida qua dentro? Qui. Chi si aspettate che di marcare con la BRDU? La matrice di sicuro. Sul bulge teniamo un punto di interrogativo. Cellule staminali si divideranno, non si divideranno, si divideranno sempre, non si divideranno sempre. Ok, e soprattutto anche nelle fasi in cui non c'è proliferazione io non marco un bel niente. Ok, e quindi ci sono dei casi in cui invece io vorrei proprio fare questo lavoro al contrario. Quindi vorrei marcare le cellule che non si dividono e distinguerle invece da chi si è diviso tanto, 1, 2, 3, 4, 100 volte fa lo stesso. Ok? E per fare questo utilizzo un sistema che appunto viene utilizzato in questo, adesso ve lo faccio vedere in questo modello, ma in tutti gli altri modelli di cellule staminali di cui vi ho parlato è stato utilizzato. Ok, ed è appunto sempre un sistema pulse chase, ma questa volta faremo esprimere in tutte le cellule
un istone GFP positivo. Sapete, gli istoni sono estremamente stabili, quindi avremo un H2B GFP, quindi un istone GFP positivo, che sarà espresso in tutte le cellule, e a un certo punto invece stopperemo la capacità delle cellule di esprimere questo istone. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, e vediamo come si diluisce, ok? Chi perde l'istone vuol dire che si è diviso un sacco, chi non lo perde vuol dire che non si è diviso più, ok? E adesso vi faccio vedere, ma come si fa questo? Avete un'idea? Di che tecnica si può fare, si può utilizzare per avere un gene che viene espresso e poi da un certo punto non viene espresso più? Eh? Una trascrizione condizionata, però quando hai messo il gene c'è e viene espresso. Tu invece lo puoi togliere. Tu puoi fare in modo che gli RNA di questo H2B non ci sia più. Ah, io l'ho fatto un sistema l'altra volta, ve lo ricordate? Per eliminare un gene? Sì, c'era il CRE-ERT2. Il CRE-ERT2 però c'è lo svantaggio che non è così efficiente. La CRE va al nucleo, però a volte non ce la fa, e quindi non è semplice fargli ricombinare tutto. Ci vuole un sistema più efficiente della CRE, e adesso ve lo racconto, ok? Questo è un cugino, cioè completamente diverso, però il risultato è lo stesso, ma è molto più efficiente. Ed è il sistema TETOF. TETOF, TETON, hai sentito nominare? Eh? Qualcuno te l'ha raccontato? Dimmi? No, no. In realtà è un sistema di... viene dai batteri, di protezione dalle tetracicline, quello che fa esprimere la pompa che sputa fuori le tetracicline nei batteri. Vabbè, ma comunque noi qui non sputiamo fuori nessuna tetraciclina, sfruttiamo solo questo sistema, che adesso provo a spiegarvi. Allora, appunto, esiste una proteina cosiddetta transattivatore, che è un fattore di trascrizione e che lega delle sequenze specifiche sul DNA di questi batteri, chiamate sequenze 3. D'accordo? Allora, nel sistema TETOF, questa proteina è sempre legata al transattivatore e permette la trascrizione dei geni controllati da questa sequenza 3. Ok? È chiaro? Il transattivatore viene espresso da un gene e va a agire su un altro gene dove c'è questa sua sequenza specifica 3. Questi sono tutti transgeni, sono cose che abbiamo inserito noi nel DNA di questi animali. Lega questa sequenza 3 e permette la trascrizione di quello che vogliamo noi. Di un gene, in questo caso generalmente un reporter, ma può essere quello che volete. Ok, cosa succede però? Quando io inizio a dare tetraciclina, in genere nell'acqua agli animali, gliela fai bere, quindi sono sempre sotto tetraciclina gli animali, allora questo transattivatore si stacca e il gene si spegne. Ok. Questo sistema, diciamo, dal punto di vista del controllo temporale non è super efficiente, quindi ci mette un po' a partire, però poi è molto efficiente invece dal punto di vista del numero di cellule, della quantità di cellule che rispondono. Ok, quindi a questo punto che cosa si tratta di fare? Si tratta di permettere di avere appunto un reporter responsivo al transattivatore in tutte le cellule, che sia il più possibile espresso dovunque. E poi però invece avere il transattivatore espresso solo nelle cellule che mi interessano. In questo caso a me interessa tutta la linea dell'epidermide, quindi utilizzo delle sequenze regolative di geni della linea dell'epidermide e ovviamente che includono le cellule staminali del pelo. Ok. E in questo caso si parla della cheratina K5. È chiaro? Io ho scritto promoter, ma in realtà si tratta di appunto sequenze regolative della cheratina K5. Ok? Se ve l'ho fatto vedere all'inizio, in effetti, voilà. Lo strato basale dell'epidermide, cioè quello
proliferativo esprime la cheratina K5, le cellule staminali dell'epidermide esprimono la cheratina K5, e questa K5 è espressa anche dalle cellule staminali del pelo. Ok, comunque il risultato di tutto ciò, ok, è che se io non do la tetraciclina, questo semplicemente vi fa vedere che incrociamo un topo che esprime il K5 che controlla la tetraciclina con un topo che esprime il reporter però controllato dalla tetraciclina, ok? Io metto insieme questi due topi, loro sono bianchi, ovviamente qui il reporter non è espresso perché manca il transattivatore che attivi questo reporter. Manca il fattore di trascrizione che attiva questo reporter. Ma io lo incrocio, il topo risultante, lo vedete, guardate che bel topo verde, l'esposizione. Questo va, allargiamo subito. Ok, ma che cosa, qui vi fa vedere anche che tutte le cellule dell'epidermide, ma proprio tutte, esprimono questa questo istone, quindi sono nuclei soltanto che vediamo GFP positivi. Ok, cosa succede però se io inizio a dare doxiciclina? È chiaro il concetto? Se io inizio a dare doxiciclina, che cosa succede nelle cellule dell'epidermide di questo topo? Prima erano tutte verdi, perché c'era continuamente istone H2B, cellule staminali, davano origine a cellule postmitotiche che erano verdi. Se io inizio a dare la doxi, cosa succede innanzitutto al gene reporter? Il gene reporter si spegne. Chi c'è, c'è, chi non c'è, c'è. Ok? Quindi, le cellule dell'epidermide che avevano l'H2GFP, che fine fanno? Avete mai fatto lo scrub? Siete andati al bagno turco? Che fine fanno le cellule verdi nell'epidermide man mano che il tempo passa? Desquamano, vengono esfoliate, se ne vanno. E l'epidermide si sbianca lentamente. Ok? E in effetti questo è quello che vediamo. Noi vediamo l'epidermide sbiancarsi, ma rimangono dei pallini verdi, questi che vedete qua in realtà nel disegno. Ok? Quindi l'epidermide si sbianca, perché non li vedreste, sono troppo piccoli, quindi li dobbiamo disegnare, non li potreste vedere sul topo intero, rimangono dei pallini verdi, qua e là. Un po' di cellule che per qualche strano motivo non si sono divise. E guarda un po', indovina un po' dove le troviamo, adesso vi spiego l'esperimento, le troviamo nel bulge, ok? Là dove sappiamo ci sono le cellule staminali del pelo, ok? Quindi man mano che passa il tempo tutto si sbianca, ma il bulge rimane verde, ok? E in effetti in questo modo, adesso anche con delle tecniche quantitative, valutando la quantità di fluorescenza che c'è nei nuclei, noi possiamo contare le divisioni, ok? Possiamo fare delle stime, ovviamente probabilistiche, dicendo questa cellula si è divisa 2, 3, 4, 5, mi pare fino a 6 o 7 volte, ok? Quindi conti le divisioni, per esempio queste qui le vedete che sono molto chiare? Riuscite a vedere? O spegniamo la luce un attimo? No? Va bene, qui le vedete che sono brillantissime? Vedete che man mano che andiamo giù per l'outer root sheet, quindi ci allontaniamo, queste cellule diventano sempre più chiare? Perché queste cellule si sono divise un tot di volte. Questa si è e la cosa bellissima è che vanno sfumando. Queste sono divise pochissimo, queste un po' di più, queste sempre di più e alla fine non lo vedo più. Ok? Quindi qui voi state vedendo la storia delle divisioni di queste cellule. Non sappiamo ancora quando, ma adesso lo vediamo. Ok, è chiaro? È chiaro o no? Cioè, viene diluito e tutte le volte che ti dividi, la cellula figlia avrà 50% della intensità di fluorescenza. Quando ti dividi diventa 25%, poi 12% e a un certo punto non lo vediamo più. Però il bello dell'istone H2GFP è che in realtà è robusto fino a un gran numero di divisioni. Ok, ma a questo punto vediamo se riesco a farvi avere un'idea di come funziona questo sistema staminale.
facendovi vedere appunto come è stato, come funziona la proliferazione. Ok, vi ricordo che quello che mi interessava raccontarvi adesso è proprio questo passaggio dal quiescent all'active, il passaggio da quiescente ad attivo. Quando avviene? La matrice è continuamente foraggiata? Lo vediamo. Allora, quello che questi ricercatori fanno è di sfruttare la grande sincronizzazione che c'è nella crescita dei peli nei topi. Nei topi c'è un primo ciclo del pelo e poi circa tra P23, circa P23 inizia un nuovo ciclo del pelo. E questo vale per tutti i topi, per tutti i follicoli piriferi sull'epidermide. Quindi abbiamo, qui c'è stato il catagen, quindi la fase di quiescenza, tutto spento, tutto sta dormendo, e a un certo punto a P23 o qua intorno inizia invece il risveglio di un nuovo ciclo del pelo. Ok? E a noi interessa capire come si comportano le cellule staminali in questa situazione. Quindi che cosa si fa? Si danno iniezioni di BRVU a diversi tempi, a diversi momenti della fase di anagen, quindi durante la crescita del pelo. Beccheremo l'inizio dell'anagen, un po' più avanti, ancora un po' più avanti e ancora un po' più avanti. Ok? Quindi qui sotto ci avete le date esatte, P29, P31, P33 e P35. Ok? A P21 iniziamo a dare la doxiciclina. Quindi da qui in avanti chi si sta dividendo perde, cioè chi si sta dividendo perde il verde. Ok? In questo modo noi marchiamo soltanto le cellule del bulge. Siete d'accordo? Ok? Marchiamo solo le cellule del bulge. Poi aspettiamo l'inizio del ciclo, diamo la BRVU e in realtà in questo caso andiamo a sacrificare tutte le volte 6 ore prima. Quindi stiamo guardando, noi diamo la BRVU e 6 ore dopo sacrifichiamo. Usiamo la BRVU per vedere che tipo di cellule. Cellule che si dividono o cellule postmitotiche? Cellule che si dividono, ok? Ci stiamo chiedendo chi si divide, dove e quanto. Ok, e dopodiché viene fatta questa quantificazione. La quantificazione è fatta così, quindi stiamo guardando sempre cellule che si dividono. Ok, la BRDU è stata data 6 ore prima in tutti i casi. Qui vedete solo delle immagini. Allora, la quantificazione viene fatta così. Si va a vedere la linea marrone sono le cellule nel bulge, scusate, grigia sono le cellule nel bulge, e qui in realtà si va a vedere, diciamo proprio in generale, il numero di bulge prendendone tanti, la frazione di bulge prendendone tanti, che ha della BRDU. Ok? Poi si va a vedere la parte, diciamo qui, di ORS, quindi questa qui vicino al bulge, che è più intensa per la GFP, le si divide in tre, GFP potente, poi in realtà poi si va, quindi la parte che si è divisa un po' di meno, che è ancora un po' GFP, poi si va a vedere man mano regioni di ORS sempre più vicina alla matrice germinativa, che come potete vedere è grandemente marcata in tutti i casi. Ok? Voilà. Cioè no, in realtà non è in tutti i casi, è a P35 che si forma per bene la matrice germinativa. D'accordo? Quindi qui abbiamo l'inizio della formazione del pelo. E man mano che andiamo avanti poi questo pelo si setta la matrice germinativa e cresce sempre di più. Ok. Allora, ma provo a farvelo vedere un pochino più da vicino. Vediamo se lo sappiamo leggere, questo grafico. Ok? La frazione di follicoli piriferi che contiene cellule proliferanti in diverse fasi del ciclo dell'anagen. Anagen iniziale, quando si sta formando, si sta settando il nuovo pelo,
E poi qui ormai matrice del pelo ben stabilita che cresce abbondantemente. Lo vedete? E qui andiamo in questa direzione sempre più in basso dal bulge verso la matrice germinativa. Allora, a P29, quando sta iniziando, ok, le cellule staminali, che stanno, sono quelle del bulge, si dividono? Si dividono? Che ne dite? Quanti sono? Qual è la frazione di follicoli periferi che contiene cellule staminali, ovvero bulge, in proliferazione? Quant'è? Lo vedete? Questo mi dice la quantità, ne avrete 50, 100, non so quanti ne hanno contati, ok? Qual è la frazione di questi follicoli che contiene cellule BRDU data 6 ore prima? Quindi cellule che si stanno dividendo, cellule in proliferazione. Il 90%, quasi tutti i follicoli sono attivi. È chiaro? Questo ci dice questa barra grigia ci dice questo, che all'inizio del ciclo del pelo quasi tutti i follicoli sono attivi. Ok? E altrettanto sono attive le regioni che man mano si allontanano da questo follicolo per andare verso la matrice germinativa. Ok? Quindi all'inizio del ciclo del pelo tutta questa zona è attiva. Non ci dice chi più, chi meno, adesso vogliamo solo vedere se sono attivi. Ok, quindi 100% dei follicoli ha cellule BRDU in tutti questi tratti. GFP positivo, medio e basso. È chiaro? E questo è l'inizio del ciclo di un nuovo pelo. Ma guardate cosa succede solo 2 giorni dopo. A P31 i bulge, ovvero le cellule staminali, sono ancora attive dal punto di vista proliferativo? Chi vota per no, alza la mano. Chi vota per sì, alza la mano. Ok, no. Sono praticamente spente tutte, ok? Però questo è molto figo, ok? Perché ci dice che la cellula staminale non ha un... non sostiene in modo continuo la sua popolazione di progenitori transienti, ok? Ma lo fa solo all'inizio. Le cellule staminali danno il là, mettono un semino e poi questo semino crescerà, ok? E darà origine ad un programma di sviluppo che se ne andrà per conto suo, ok? Formerà un pelo, crescerà una pianta, eccetera, eccetera. Ma questa cellula ha funzionato veramente come il semino. Questa di nuovo è l'ape regina. No, non è proprio la mia regina, che abbiamo detto che caga figli tutto il giorno. Ok, questa è la principessa, che invece ne fa uno e poi ammazzatevi voi di divisioni, io sono già stanca. Ok, è chiaro? Però quello che mi piaceva è che voi riusciste a vederlo da questo grafico. Ok, però poi guardate anche che cosa succede in questo lineage staminale. Cioè le cellule più vicine al bulge sono quelle che smettono di proliferare per prime. E man mano che andiamo avanti, vedete, la parte più in basso anche lei smette di proliferare, mentre la parte in basso rimane attiva e rimarrà attiva per tutto il ciclo del pelo, in realtà a foraggiare l'attività del pelo. Ok? Ok, però attenzione, questo non vuol dire che queste hanno smesso di lavorare, perché a un certo punto ci sarà alla fine dell'anagen il catagen, quindi vedremo, vedete, qui c'è il bulge e qui c'è tutta sta massa di cellule che si è generato da quel... La cellula ha dato il... È venuto fuori un concerto della Madonna, un pelo enorme, è cresciuto un tronco e loro sono ancora lì. Ok? E il fatto che sono così verdi ci conferma che non si sono divise più. Siete d'accordo? Quindi è finito il ciclo del pelo. Ok? E tutto torna indietro fino, guarda un po', a quelle cellule che si erano divise poco. Ok? Quindi non solo il bulge si mantiene, ma anche un po' di queste cellule che si erano divise un pochetto. Ed è proprio da queste cellule che poi nascerà il ciclo del pelo successivo. Verrà creato un nuovo bulge e via così.
Ok? Ok, e a questo punto la cellula la vediamo nel suo stato meravigliosamente quiescente. In realtà è entrata in quiescenza mentre fuori facevano casino e costruivano peli nel cantiere, lei già dormiva da mo', ok? E rimane a dormire per un bel po'. La bella addormentata nel bosco, o nel pelo, non so, nel bosco di peli. E questa cellula sta in una nicchia, in una bella nicchia, adesso vi racconto la favola, poi dormiamo tutti, e buonanotte. Ok, sta in una bella nicchia, appunto, agganciata a cellule che in realtà fanno parte della sua progenie e che sono il residuo di quella che era la matrice germinativa. Qui vedete quello che è rimasto del vecchio pelo, ok? La radice del vecchio pelo, adesso si è, appunto, l'avete vista tornare in su, l'avete vista ritirarsi fino a finire qui, dove c'è il bulge. Ops. Ok, e queste cellule figlie mantengono la cellula staminale attivamente in quiescenza, ok? Quindi l'altra volta abbiamo visto nel testicolo di Drosophila dei sistemi che attivavano la staminale, che la mantenevano nel suo mondo staminale. Questo in realtà succede anche qui, ma in più abbiamo dei segnali che sono essenzialmente FGF e BMP che mantengono la cellula in quiescenza, ok? La fanno dormire, aspettando il segnale del risveglio, che indovinate un po'? Ah, c'è la principina che... Me la fate la principina, la professoressa, per Otto? No? No, sto scherzando, non c'è nessuna principina. Principina a mare. Ok, arriverà un segnale che farà svegliare la nostra principessa. Vedete, lì c'è verde, guarda, poi... Guarda, il principe, che sa... La fa tornare rosa, ok. No, non è la principina. Ci sono dei segnali che in realtà arrivano dal derma, arrivano da varie fonti e che vanno prima di tutto ad inibire la via delle BMP, ok? No, il punto, scusate, è che in realtà tutto questo succede per gradi, c'è prima l'uscita dalla quiescenza e poi l'attivazione della proliferazione, però adesso non entriamo in questi dettagli, sono troppo dettagliati. Comunque, essenzialmente si tratterà di spezzare questo circuito BMP, quindi inibire la via delle BMP. Qualcuno vi ha raccontato che esistono delle molecole che possono bloccare la segnalazione delle BMP a livello extracellulare? È un no? Sì? No? Non lo sapete? Vabbè, non importa, le vedremo più avanti. Ci sono degli inibitori delle BMP che sequestrano le BMP e gli impediscono di agire. Comunque, quindi, essenzialmente ci sarà un'inibizione delle BMP, poi inizia una stimolazione da parte di WNT. Questo è un classico in tutti i sistemi staminali, inibire BMP, attivare WNT, questo attiva, risveglia la staminale, risveglia la Sleeping Beauty. Ok, e poi in realtà si tratterà di sostenere questa proliferazione, almeno nelle prime fasi, no? Abbiamo visto che nelle prime fasi il bulge è attivo, le cellule staminali magari poco, ma un po' si dividono. E questo viene fatto in realtà da un feedback che viene dalla papilla dermica e dalle TAPS. Adesso ve la faccio super breve. La matrice produce Sonic Hedgehog, in realtà ce ne sono anche altri. Comunque, essenzialmente, all'inizio questa matrice germinativa, i figli, ok, mandano un segnale proliferativo alla mamma. Mamma, ancora, ancora, vogliamo tanti fratellini, ok? Però cosa succede? Man mano che i fratellini si accumulano, questa matrice si allontana sempre di più. E quindi che ne sarà di questi segnali, secondo voi? Andranno giù. Questi segnali vanno giù, la mamma sente di nuovo silenzio, buonanotte, e torna a dormire. Ok? E tutto andrà avanti finché non ci sarà poi un nuovo ciclo del pelo. E via così. Va bene. Allora, con questo io in realtà
chiudo la questione delle staminali, quindi più o meno abbiamo affrontato gli argomenti principali e le tecniche principali che servono per studiarle. In realtà mi piacerebbe raccontarvi anche la mia storia, perché io mi occupo proprio di queste cose qui nel cervello, ma vedremo magari alla fine se ci sarà tempo. In realtà non abbiamo tempo perché dobbiamo correre con un nuovo argomento. Un argomento di cucina. Siete pronti? Avete mai mangiato gli spaghetti ai ritigli Mario? Eh? Buoni. Ma quelle robette rossicce, sapete cosa sono? Eh? Sapete cos'è che si mangia del riccio di mare? La parte buona? No? Come no? Lo so, costano cari, anch'io non lo mangio spesso, però. Sapete cosa si mette nella pasta per i ricci di mare? L'intestino, che schifo! No, l'intestino te lo lascio se lo dovessi comprare. Ma sapete cosa si mette nella pasta ai ricci di mare, no? Le? Dai, qualcuno, un terrone! Ma siete mica tutti piemontesi voi a Paus qui dentro? È solo porcini voi? Le uova si mangiano! Infatti bisogna beccare le femmine nel periodo giusto, eccetera, eccetera. Vabbè. Allora, ma in realtà a noi non interessa solo l'uovo, cioè poi ci piacciono i ricci, non vogliamo le punte, ci piacciono le uova e il primo pezzo dello sviluppo di questo animale, che è la... Questo lo sapete, eh? Se dico la Bonelli che non me l'avevo... Vi ho messo suggerimento, ma... Dai, la Bonelli si dà un grande affare. Chi è questo? La larva? Non mi dite Pluto? La larva? Pluteo. Ce l'avevate? Siete troppo timidi, ragazzi, veramente. Se la prossima volta faccio venire uno psicologo. Comunque. Ok, la larva Pluteo col suo scheletro di... Di cosa è fatto quello scheletro? Scusa? No? Quella ce l'hanno gli insetti? Non è silice? Che io sappia, nessuno ce l'ha di silice, ma non saprei. Cos'è? Eh? Sì, carbonato di calcio. Ok, sono spicole di carbonato di calcio. Ok, qualcosa che poi nell'evoluzione magari è diventato anche un osso. Va bene. E che vengono secrete da delle cellule, appunto, scheletriche, di cui ci occuperemo ampiamente tra oggi e domani. Va bene, chi è? Aspettate, il riccio di mare, come lo classifichiamo? Metazoi? Sì. Dilaterians? Sì. Okay. Deuterostomi o protostomi? Bravissimi, questa è la... estraiamo e la mandiamo alla Bonelli. Esatto, sono dei deuterostomi, e quindi se l'avete detto presumo che sappiate che vuol dire che dal punto di vista embrionale, vedete che di nuovo lo sviluppo embrionale dal punto di vista sistematico e la storia degli stadi filotipici e bla 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 ha un grandissimo valore. I deuterostomi sono quegli animali in cui alla gastrulazione, che tutti sapete cos'è? Cos'è la gastrulazione? E la fase? È la fase di... e passa attraverso movimenti morfogenetici? Sì o no? Sì. Ok, e che tipo di movimenti morfogenetici? Invaginazione. Ok, ci siamo? Questo l'avete visto nei vertebrati. Questo, diciamo così, è un lontano parente, ma vedrete che ci troviamo... diciamo in termini semplici, molti degli elementi che poi rivedremo guardando i vertebrati. Ok, esatto, c'è, quindi ci sono, vabbè, questa basta, no vabbè, le vediamo dopo. Ok, i ricci di mare, in realtà dal punto di vista, non solo per la biologia dello sviluppo, ma in generale per la biologia, ok, sono stati una delle specie modello, sono uno degli organismi modello su cui sono state fatte un sacco di scoperte. E questo perché, appunto, i gameti sono facilmente ottenibili in grande quantità facendo delle iniezioni
di KCL nell'animale, e questo rilascia grandissime quantità di uova che possono essere usate subito e sono tutte sincronizzate. Quindi possiamo prendere uova e spermi e farli incontrare in piastra e avere una popolazione di animali che più o meno viene fecondata insieme e procede in parallelo. E questa è una grandissima comodità, ok? Nella nostra piastra di coltura, alla faccia delle, degli organoidi o delle colture 3D. Questo è 3D naturalmente, ed è sincronizzato. Ok, e appunto noi poi in coltura possiamo seguire le diverse fasi della vita dell'organismo. In realtà, dai, così ci rilassiamo un attimo dopo quella botta del pelo. E il pelo causa sempre scompigli. Questo è un piccolo video che fa vedere appunto l'iniezione di KCL. Sono le cose che vi ho già detto, quindi guardatevelo con calma. È carino solo da vedere, più che altro. Questi sono gli ovociti che vengono, le uova anzi, che vengono rilasciate. Questi sono gli spermi che vengono rilasciati anche loro, e adesso si tratta solo di farli incontrare, che cosa romantica. Ed eccoli qui allegri, cacchio, non sono dimenticato la maglietta dell'altra volta. Ok, la fertilizzazione è un classico, qui state un pochino anche attenti ai tempi, ma comunque questo è qualcosa che succede, diciamo, a vista d'occhio. L'allargamento della membrana vitellina, ovviamente per impedire ad altri spermi di confondere. La migrazione dei pronuclei, questa è tutta roba che salto, ma così la vedete, e guardate la velocità con cui nel momento in cui si incontrano c'è un brivido, brrr, oh tesoro, molto romantico. Ok, e poi cominciano le divisioni. Scusate, posso, così già che ci siamo, a chiacchierare? Come vi sembra l'adesione qua? Tra queste due cellule, sapete, molecole di adesione, giunzioni aderenti, bla bla bla. Come vi sembrano dal punto di vista dell'adesione cellula a cellula queste cellule? Fortemente o lassamente? Molto lassamente, ok? Ancora molto lassamente. Si formeranno degli epiteli, vedremo la blastula, ma fate caso alla differenza nella adesione cellula a cellula, man mano che passa lo sviluppo. Qui infatti abbiamo ancora questa bella membrana che impedisce di fare i gemellini, ed è la membrana che lo zio Drish aveva dovuto eliminare per fare il suo esperimento di separazione dei primi quattro blastomeri. Qui siamo a due, ecco, lo zio Drish si era fermato qui, li ha separati, voilà, però ovviamente loro continuano a dividersi. Notate la sincronia anche di tutto questo, non c'è la musica ma è un balletto, è tutto molto sincrono. E poi invece arriviamo alla blastula e qui la gastrulazione. La gastrulazione comprende appunto questa invaginazione, scusate, vado veloce, qui non si può tanto, comunque, la gastrulazione comprende l'invaginazione dell'archenteron, quindi il futuro tubo digerente, che parte da deutero, va in avanti, e si aggancerà dall'altro lato, dal lato orale. Ok, e qui abbiamo poi le larvette natanti, che in realtà si sviluppano ancora, aumentano, si elaborano, ok, e poi alla fine in realtà producono un disco immaginale da cui nascerà la larva matura. La sapevate questa storia? Quindi questa è la nostra blastula, però c'è tutto quello che ci serve, c'è, sono gli stessi stadi che avete studiato per i vertebrati. Ok? Segmentazione, la blastula col blastocele ha una gastrulazione, si forma questo archenteron e all'interno migrano delle cellule di, come lo chiamereste? Queste cellule che migrano dentro al blastocele, ok? E si vanno a infilare tra quello che chiameremmo ectoderma ed endoderma. Lo chiameremmo mesoderma, qui non lo chiamiamo mesoderma, lo chiamiamo mesenchima, ma il concetto è quello, ok? Saranno ossa e muscoli, d'accordo? Voilà,
E adesso cercheremo poi di capire. Ovviamente poi il riccio di mare in realtà non c'entra niente, si forma questo disco immaginale, il rudimento immaginale, da cui poi nascerà l'animale adulto. Ok? Avete studiato questo in zoologia? No? Vabbè, non importa. Non si può fare tutto, non ce la farò farlo neanche io. Allora, questo è un animale molto semplice, piccolo, lo sviluppo è stereotipato, si può avere in parallelo in molti animali, in cultura, e soprattutto ci mostra degli assi che sono, adesso lo vedremo anche evolutivamente, correlati a quello dorso-ventrale. Dorso, ok? Ventrale, si vede più quello ventrale da me, e ce n'è anche uno antero-posteriore. In realtà quello dorso-ventrale viene classicamente segnato con orale-aborale, mentre quello antero-posteriore, lungo questo asse, diciamo così, vegetativo, no, animale-vegetativo, adesso lo vedremo. Nell'uovo, se voi vedete, quello orale-aborale, sì, rispetto a quello che era l'uovo, qui l'ho messo uguale, questo sarà il polo animale, il polo vegetativo, adesso ve lo racconto meglio, dell'uovo, lì avremo l'asse antero-posteriore, in realtà la bocca, l'asse, ma anche da noi è un po' così, siete d'accordo? L'asse orale-aborale è un po' inclinato rispetto a quello antero-posteriore, siete d'accordo? C'è un angolo, Ok, e in realtà qui però quello dorso-ventrale appunto viene collocato parallelamente a quello orale-aborale. Questa è l'unica piccola differenza di questi animali. Ok, la segmentazione. Dai, togliamoci la parte descrittiva oggi, così giovedì entriamo in cose più molecolari. Allora, la segmentazione, appunto molto sincrona, l'avete vista? È uguale per tutti i tempi, sono quelli per tutte le cellule, e ci ragioniamo poi però. Ok, la segmentazione segue una serie di piani stereotipati, sono gli stessi in tutte le specie, ok? Milioni di anni sono passati e questi continuano a dividersi sempre nello stesso modo. Il primo piano è radiale, anche il secondo, ma perpendicolare al primo, ok? Li vedete? Ok, quindi c'è un polo animale e un polo vegetativo. Avevo una figura... Ah, l'ho messa dopo, scusatemi. Ho dimenticato questa. Questa è nel posto sbagliato. Ok. Voilà. Allora, l'uovo ha una polarità animale-vegetativa. E in molte specie questa si può anche già riconoscere perché ci sono delle bande di pigmento. Ok. Quindi ci sono questi poli che noi chiamiamo animale e vegetativo. Questo semplicemente anche per confronto con altre uova, con più tuorlo, lo sapete? C'è il lato vegetativo, quello dove si concentra il tuorlo, il lato animale. Ok, qui anche si riconosce questo asse e al polo vegetativo spesso e volentieri c'è del pigmento. No, ho fatto pasticci con... Vabbè. Ok, quindi il primo piano radiale, il secondo perpendicolare, il terzo piano invece equatoriale, e quindi arriviamo a questo stadio 8 in cui abbiamo una metà animale e una metà vegetativa. A questo punto le divisioni cominciano ad essere diverse per il lato animale e il lato vegetativo. Sono stati amici fino a qui e poi ognuno va per la sua strada. Quindi, vedete qui, abbiamo alla quarta divisione, abbiamo una divisione meridiana radiale nel polo animale, mentre in polo vegetativo abbiamo una divisione equatoriale ma ineguale, che produce queste grosse cellule, che si chiamano macromeri, e queste cellule piccoline, che cominciate a guardarle perché ne parleremo parecchio, che sono invece i micromeri. Saranno nostri amici. Le divisioni continuano in modo molto stereotipato a dare origine
a due strati di cellule animali, quindi queste qui si dividono di nuovo equatorialmente a dare An1 e An2. Qui sono tutti attori del film, stanno passando i titoli. E la stessa cosa faranno poi i mesomeri, i macromeri, dividendosi di nuovo in due file chiamate VEG1 e VEG2. Ok? Quindi abbiamo tutta una serie di cellule che più o meno, ok, quindi non c'è un, diciamo, se vi immaginavate no, l'embrione regolativo, no, Driscia ha detto che qui è tutto regolativo, le cellule se la vedono tra di loro, ci immaginavamo un po' più di mescolamento delle biglie, prendo le biglie in un sacchetto, si dividono, quando sono una bella palla, poi si mettono d'accordo su chi è sopra e chi è sotto. In realtà non è così casuale, ok? Le prime divisioni non è solo produrre tutte cellule e buttiamole lì sul tavolo, ok? C'è un grandissimo controllo. La parte animale si divide in un certo modo, la parte vegetativa in un altro modo. Alcune celluline rimangono piccolissime, ok? Quindi c'è qualcosa che ci ricorda molto più l'idea dell'embrione a mosaico. E questo, se volete, anche un po' curioso. In realtà questa grande stereotipazione delle prime divisioni è anche dovuto al fatto che, appunto, è come se ci fosse un programma già intrinseco nell'uovo, che in realtà non è ancora del tutto stato, non è stato del tutto chiarito ancora. Le prime divisioni sono molto rapide e mancano delle fasi gap, vi ricordate? G1, G2. Questo vale per tutti gli embrioni, ve lo racconto oggi, ma lo vedremo ancora di più nella drosofila o in altre specie. Le cellule quando si dividono all'inizio fanno solo SM, ok? E solo a un certo punto, che viene chiamato la transizione della blastula intermedia, che avremo l'inizio delle fasi G ed M. E qui voglio che facciamo una prima considerazione, che forse ci servirà la prossima volta. Come vi aspettate che sia la trascrizione? Come vi aspettate che funzioni la trascrizione se mancano le fasi gap? La trascrizione dei geni, il RNA. Secondo voi, durante la fase M, si può trascrivere un gene? Chi vota per sì? Alza la mano. No, non c'è problema, dai. Votiamo. Durante la fase M, riusciamo a fare trascrizione genica? Quindi, no, perché no? Il DNA è troppo condensato, no way, è tutto eterocromatizzato, ok? Durante la fase S, si può provare, però poi ti passa la polimerasi, cioè, oh cacchio, e smonta tutto, d'accordo? Anche durante la fase S, perché il cromosoma non è che viene sintetizzato da capo a fine tutto in un colpo, ci sono tante origini di replicazione, siete d'accordo? Quindi anche durante la fase S, così, avere una trascrizione stabile che mi riesce a portare un mRNA dall'inizio alla fine, così, ok? E quindi come funzionerà questo sviluppo nelle prime fasi? Senza trascrizione di geni, ok? In realtà c'è un po' di traduzione, però evidentemente che cos'è che possiamo trascrivere, se lo vogliamo trascrivere, nelle prime fasi? O le proteine che utilizzeremo per regolare queste prime fasi dello sviluppo. Da dove arrivano? Dallo spazio? E chi ce le ha messe? La mamma, ok? Quindi noi qui stiamo trascrivendo in queste primissime fasi soprattutto geni materni. E adesso quello che ci chiederemo tra pochissimo, in realtà, e se questi geni materni servono a specificare gli assi o a modificare il destino di questi blastomeri nelle prime fasi, ok? Sapendo che lo zigote inizierà a produrre geni suoi solo quando in realtà ci sono già un certo numero di cellule.
Ok, arrivati a 60, adesso non mi ricordo più quanti blastomeri, inizia a esserci una certa produzione di geni zigotici cosiddetti. E quindi questo passaggio dalla trascrizione di geni materni alla trascrizione di geni zigotici, appunto, viene chiamata la transizione della blastula intermedia. Che è un nome molto altisonante, l'hanno preso dal Signore degli Anelli, l'avete letto? Dimmi. Ci sono mRNA sparsi, ci sono proteine, ci sono fattori, ok? L'uomo avete visto come parte dritto per la sua strada, ma quel programma che viene srotolato all'inizio non è zigotico, non dipende dal DNA del nucleo zigotico, ok? Ma dipende dall'eredità materna. E infatti molti embrioni, se voi date degli inibitori della traduzione, ci sono vari, insomma, per inibire i ribosomi ci sono degli antibiotici, ce ne sono vari, in realtà in molte specie arrivi fino alla gastrulazione, senza bisogno di trascrivere geni zigotici. Ok, ma appunto... Vabbè, queste sono le solite fasi. Datemi ancora 10 minuti. Oh, voglio arrivarci all'ultimo pezzo che è più divertente. Datemi però solo ancora 10 minuti per raccontarvi nel dettaglio la meccanica di questo processo, perché ci serve. Ok, cerchiamo di imparare un secondino come funziona la gastrulazione in queste specie, perché ci servirà poi dopo. Ok, questo è un fate mapping dell'embrione, quindi noi vediamo che ci sono una serie di blastomeri, possiamo seguire i loro lineage, adesso lo vedremo un po' più nel dettaglio, quindi inizialmente si tratta di una massa di cellule adese così così, non fortemente adese, che però si stringe sempre di più, si stringono sempre di più le une alle altre a formare un epitelio che poi si cavita, si chiama blastula, ok? Quindi succhiano acqua e si gonfiano, spaccano la membrana vitellina come l'incredibile Hulk, gonfiandosi in questo modo, cioè richiamano acqua e si estendono, e infatti vedete che l'epitelio si stringe sempre di più. Attenzione che non c'è un grande aumento di massa, questi qua non mangiano, ok? Quello che c'è in termini di materiale è quello che viene arriva fino alla fine. Ok, e quindi la massa è sempre quella. Ok, a un certo punto però vediamo questi funghetti. Sapete cosa sono questi? Queste sono cellule, ne parleremo ampiamente, di mesoderma che si invaginano. In realtà queste non entrano singolarmente, entrano da sole, e a seguire qualcuno non visto tira un gran cazzotto sul polo vegetativo dell'embrione che lo fa rientrare. Buah! Lo vedete? È un cazzotto invisibile, c'è la cazzottina che è anche una proteina importantissima, che fa rientrare questo tubo che si chiamerà archenteron. Quindi vedete, la fase successiva dell'embrioncino è lo scheletro di mesoderma, colorato in rosso, non è rosso naturalmente, che inizia a formarsi, e questo tubo che cresce dall'ano verso la bocca. Ok? Quindi l'ano rientra e va a spuntare dall'altra parte per aprire una bocca e dire... Che schifo! Ok, e alla fine poi in realtà questo patterning prende forma, quindi qui viene settato il piano del corpo, lo vedete bene, l'asse orale aborale, antero-posteriore, si sono settati tutti qua, ok? Questo lato sarà il lato vegetativo, d'accordo? O posteriore, che vogliate. E qui si è settato tutto, il patterning è successo. E poi avremo questa larvetta, col suo lato orale, il lato aborale e via così. E le spicole che crescono sempre di più. Vabbè, dai, mi sembra che l'avete visto. Queste sono solo altre immagini, ci torneremo ancora, però spero che l'abbiate capito. Questo rientrare fino a sbucare dall'altra parte, a fare la bocca. Qui ve ne ho messi tanti, poi c'è anche il video, però voglio tagliare un attimo corto. È chiaro però questo rientrare...
E quello che rientra in realtà è qualcosa che prima stava alla superficie e cresce, quindi qui ci sarà proliferazione, ma ci sono anche dei tessuti proprio che fisicamente entrano, delle cellule che entrano. Allora, appunto, noi seguendo il destino, perché non è facile seguire blastomeri in tutta questa danza, a parte la danza, e poi è come il gioco delle tre carte alla stazione, non è facile seguire la carta dove va a finire. Ci vogliono dei sistemi, però diciamo che si può studiare una fate map. Vi ricordate cos'è il fate mapping? Ok, facciamo il fate mapping delle nostre cellule. Vogliamo vedere a chi danno origine in primis, quindi vogliamo sapere qual è il fate e poi valutare il potential. Ok, vogliamo vedere qual è il loro destino e capire quanto è predeterminato. Ok. Allora, per prima cosa però lo dobbiamo descrivere. Adesso non ve lo faccio ovviamente tutto quanto, vi faccio vedere uno schema. Vedete, la parte animale darà origine in gran parte ad ectoderma e un po' di neuroni. Vi ricorda qualcosa? Ectoderma e neuroni. Neuroectoderma, che sono parenti, anche nelle vostre, anche quando eravate piccoli voi, bravi. Ok, anche nei vertebrati, è così. Ci sarà poi una parte invece più ventrale, da cui avrà origine l'archenteron, quindi l'endoderma prenderà origine da delle porzioni che sono più vicine al polo vegetativo. E qui sotto i nostri micromeri daranno origine invece alle spicole scheletriche. In realtà qui avremo endoderma e mesoderma, diciamo però la parte più di muscoli e cellule pigmentate, insomma un po' di altri lineage, e invece gli ultimissimi micromeri grandi daranno origine alle spicole scheletriche, ok? Alle cellule che si organizzeranno a dare queste spicole scheletriche, che adesso qua non le ho messe, ma lo vediamo. E vi faccio vedere solo velocissimamente un esperimento che ovviamente è stato fatto per tutti, ma vi faccio vedere un esempio da dove vengono queste mappe. Un esperimento in cui sono stati seguiti i destini dei VEG1 e VEG2, ok? Quindi questi blastomeri che si trovano in questi due lati, a questi due lati. Vedete che VEG1, e questo è proprio l'esperimento che ha portato a questa mappa che vedete adesso, è a metà ectoderma e a metà endoderma, lo vedete? E questo disegno sul libro viene da un esperimento che adesso vi faccio vedere abbastanza veloce. VEG2 invece dà origine a mesoderma e endoderma anche lui, ma vedremo due lati diversi dell'endoderma. Quindi cosa ha fatto questo? In realtà il gruppo di MacLay ha fatto un sacco di altre cose, io adesso vi citerò alcuni dei personaggi importanti nei vari field, anche perché li conoscete, questo state fatte da delle persone, con dei figli, con delle storie, capito? Ci sono dietro. Ok, questo MacLay è uno dei grandi del, diciamo, del studio del riccio di mare e della specificazione nel riccio di mare. Lo fa da 50 anni, insomma. Comunque, alla Duke University. Allora, lui cosa ha fatto? Ha preso i blastomeri allo stadio di 60 cellule, questo, e ha iniettato due colori diversi, uno rosso e uno verde, in due blastomeri. Questi due blastomeri, dicendo vediamo che cosa viene fuori da queste cellule. Ha iniettato un colorante. È un tracing genetico questo? È un tracing genetico? No. No, è un colorante. Quindi man mano che le cellule si divide, cosa succederà? Si diluisce. Ma se la massa più o meno rimane la stessa, invece non si diluisce, ok? Cioè, se questa cellula si divide in tante altre cellule, ma più o meno il volume è sempre quello, allora si può fare, ok? Allora, quindi lui appunto inietta questi due coloranti, vedete quello verde e quello rosso, e poi va a vedere dove vanno a finire nell'embrione finale le cellule che si sono originate da questi lineage, d'accordo? Tra l'altro lui usa anche un trucco, qui lo vedete giallo, in realtà giallo vuol dire verde più rosso, ma vabbè, lasciamo perdere questa cosa qua. Sono due coloranti diversi. Non notate qualcosa? Questo è animale, questo è vegetativo, questo è orale, questo è aborale.
Avete visto che sono invertiti? Il rosso e il verde. Il verde è finito qua, più avanti, e il rosso è rimasto più indietro. Riuscite a immaginare il perché? Perché si è invaginato, ok? Se tu rivolti un calzino, hai lo stesso effetto, ok? Questo è proprio l'effetto del calzino rivoltato. Quindi, quello che era più in basso è andato più in alto. Ok, e questa appunto è uno dei movimenti tipici della gastrulazione. E qui potete vederlo. Ha fatto anche dei video, questo è time-lapse video microscopy. Non vedete una? Scusate, uscendo, potete spegnere la luce? Grazie. Ma vi perdete questo? È bellissimo! Guardate! Questo è fighissimo. Vabbè, a me piace. Vedete, questo qui è, vabbè, ovviamente il blastomero è stato marcato molto prima, quando le cellule si sono divise, però sono rimaste più o meno tutte vicine. Poi parte la danza e vedete che si spostano, si muovono durante la gastrulazione, entrano e si invaginano, ok? Questo è il VEG1, lo faccio vedere, quello più dorsale che stiamo guardando, ok? VEG2 dà origine a qualcosa che sta un po' più in basso. Vabbè, per farvi una storia molto 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 breve, lui che cosa fa poi? Va a vedere nei vari embrioni dove ha marcato cellule che teoricamente sono sempre le stesse, dove sono andate a finire i derivati di queste due cellule, ok? Lui ha un forte controllo sulla cellula di partenza, sa chi è, quindi su quello non ha dubbi, e cerca di capire che fine fanno. E quindi stila la lista, lo fa fare al suo dottorando: cellule pigmentate, cellule del blastocele, cellule sacmoid celomatico, foregut, bitgut, hindgut e poi analectoderm. Il buco, vabbè, l'ectoderma, no. Ok. E queste sono le cose che lui ha trovato, ok? E lo potete vedere bene, questo è VEG2, questo è VEG1, non state a scrivere adesso, guardate, voglio che capiate quello che si vede, che interpretate, cioè adesso sto per dirvi qualcosa che si vede da questi numeri, ok? Allora, che cosa vedete? Midgut, foregut, hindgut e midgut e hindgut sono porzioni, foregut è quella più anteriore, midgut è quella di mezzo, hindgut è la parte più caudale, ok? Quindi in questo girarsi al contrario, queste sono quelle che vanno più anteriormente, queste rimangono in mezzo e queste vanno dietro. Allora, cosa vediamo? Che VEG2, attenzione, VEG2 è quello che stava più in basso, non ci stupisce troppo, è quello che va più avanti. Nel 100% delle larve noi abbiamo il foregut e muscoli. Ed è per questo che nella mappa mettiamo questo rosa qua in mezzo, ok? Quindi foregut 100% delle larve ce l'avevano, figli, quindi lineage di questo VEG2. Guardate un po', soltanto il 60% il midgut, dalla torale o aborale, insomma siamo lì, mentre invece midgut, hindgut e analectoder sono molto più spesso presenti nel VEG1, quello che stava più su e che quindi in questo rientrare si è fermato più indietro. Ok, quindi questo ci fa vedere in termini numerici l'andamento della gastrulazione, e ci piace, però c'è qualcosa, noi volevamo 100% su tutto, ok? Quello fa sempre quel tipo di cellula, l'altro fa sempre quell'altro tipo di cellula, ok? Questo è un sistema deterministico, il VEG1 dà origine a quelle. Cos'è questo 40%? Ma qualche volta sì, qualche volta no, dipende se ha voglia. Il VEG1, chiaramente se non lo fa il VEG1 lo fa il VEG2, ok? Però il punto è che non è tutto così determinato, non è tutto così deterministico, ok? C'è una regolazione, quindi il risultato è sempre quello, il polo animale, il polo vegetativo sono sempre quelli del nostro embrione, però poi alla fine le cellule un pochino se la giocano. È chiaro questo? Lo vedete? Che non è
così stereotipato. Fanno anche degli altri esperimenti per farlo vedere. In effetti, e adesso cercheremo di vederlo un po' più nel dettaglio, però se vi ricordate nella prima lezione abbiamo detto che lo sviluppo è regolato da un equilibrio tra meccanismi regolativi che dipendono dal genoma del nostro embrione, okay, dalle cellule, come si parlano tra di loro, e una serie invece di elementi cosiddetti a mosaico, in cui ogni cellula intrinsecamente va per conto suo. Ok? Non esiste nessun caso di embrione puramente regolativo e di embrione puramente a mosaico. Ok? C'è sempre un equilibrio tra le due cose. Allora, noi il riccio di mare all'inizio l'abbiamo visto come un embrione fortemente regolativo, ok, con l'esperimento di Drish, però adesso vedremo, ci sono e ci sono sempre in realtà delle componenti invece di specificazione autonoma, cioè la mamma qualche indicazione la lascia nell'uovo. E questa è la storia iniziata, e noi la iniziamo solo, vado avanti 10 minuti, vi racconto questi 2 o 3 esperimenti e poi la parte molecolare la vediamo la prossima volta. E questa è una storia cominciata dal signor Horstadius, Sven Horstadius, che appunto era incuriosito del fatto che gli embrioni si sviluppassero sempre seguendo questo asse animale-vegetativo, ok? Dicendo questa cosa qui è qualcosa settata dalla madre e che il piccolo, che l'embrioncino, scusate se mi faccio prendere, segue. E lui che cosa ha fatto? Quindi ha cercato, come faceva all'epoca, non c'erano le molecole, ma si poteva assaggiare il potential. Si poteva leggere il fate e assaggiare il potential, cambiando, quindi modificando le condizioni. Quindi la prima cosa che lui fa è qualcosa di simile all'esperimento di Drish, ma questa volta direttamente sull'uovo. Erano dei microchirurghi dotatissimi. Quindi lui separa a metà l'uovo in 2 pezzi che rimangono viventi, 2 frammenti di uovo, ma lo fa orientandosi con questa striscia di pigmento al polo vegetativo, appunto parallelamente all'asse animale vegetativo. Fa fecondare questi 2 pezzetti, questi 2 mezze uova, non credo che venga col pollo, comunque. Cosa vi aspettate che venga fuori? Secondo quello che era stato l'esperimento di Drish, vi ricordo, la prima segmentazione è radiale e la seconda pure. Ok? I primi 2 piani di segmentazione erano uno così e l'altro così. Vi ricordate qual era l'esperimento di Drish? Che lui separava i primi 4 blastomeri, ovvero quelli che derivano da queste prime 2 divisioni? Qual era il risultato? 4 larve? Normali? Si sviluppavano normalmente, un po' più piccole, ma normali. Quindi cosa vi aspettate da questo esperimento? Che si formino 2 larve normali. Esatto! Avete indovinato, non avete vinto niente, ma siete bravissimi. 2 larve normali. Ok, lui però a questo punto fa un esperimento che invece Drish non poteva fare con i suoi 4, di separare l'uovo nell'altro senso. Zah! Aveva studiato da ninja, è stato alcuni mesi in Giappone, è tornato, ha fatto questo esperimento. E indovinate che cosa succede invece in questo caso? A seconda di quello che succede, noi interpretiamo molto. Dimmi. Ma la cellula uovo? Sì. Come è possibile che il genoma sia stato suddiviso in 2 cellule? Senza... No, attenzione. Ah, no, c'hai ragione. Sì. No, il nucleo rimane solo da un lato. Ottimo punto. Lui non lo può fare con lo stesso embrione 2 volte, ok? Lui lo fa uno alla volta. Cioè, per ogni volta lui prende un frammento di uovo e vede come si sviluppa. Noi te lo disegniamo così, ma hai ragione, il disegno è una minchiata pazzesca, perché bisognerebbe disegnarne 2, far vedere che mezzo lo butti. Ok? No. Lui teneva il nucleo, ovviamente. Perché non so... No, hai ragione. Bravissimo. Un ottimo punto.
Ok, fa la stessa cosa però in quest'altro piano. Ovviamente in alcune larve avrà il nucleo che rimane sopra, in altre larve avrà il nucleo che rimane sotto. Lì dipende un po' da come lo taglio. Ma la posizione del nucleo non è così sempre perfetta e centrata uguale in tutti. Comunque, va. Che cosa verrà fuori? Sorpresa! Se lo taglia nell'altro senso, nella parte dorsale ottiene quella che lui chiama una Dauer blastula, cioè una blastula fatta solo e soltanto e unicamente di ectoderma e derivati dell'ectoderma, ok? Vengono fuori delle megaciglia, nuota, è allegra, è felice, si sente bene come tutte le altre, ma non lo è. Le mancano dei pezzi, gli manca il mesoderma e l'endoderma, ok? No mesoderm, no endoderm, e tolto. La parte ventrale invece rimane vegetativizzata, diventa un pancione, una cicciona, piena di mesoderma, piena di endoderma. In alcuni casi, di nuovo, a volte sì, a volte no, si formano anche degli embrioncini normali. Come se nella parte di sotto ci fosse qualcosa di più, ok? La parte di sopra fa solo ectoderma, la parte di sotto fa tutti i pezzi e qualche volta riesce anche a diventare normale. Ma allora la parte di sopra non si poteva saltare? Perché l'hanno messa? E questo però è curioso perché ci dice qualcosa e che possiamo interpretare in termini di determinanti materni. In realtà la stessa cosa, lo stesso risultato possiamo ottenerlo separando gli embrioncini allo stato di 8 cellule, ok? Se noi quindi allo stato di 8 cellule facciamo la stessa cosa però senza dover segare in due l'uovo, e si ottiene lo stesso risultato. Se separiamo queste due metà otteniamo due embrioni normali, ok? Allo stadio di 8 cellule, se tagliamo lungo l'asse animale vegetativo, ok? Che sarebbe un po' quello antero posteriore, se volete. Quindi lungo l'asse antero posteriore ti seguo a metà così, za, dalla testa ai piedi, viene fuori due embrioni normali, che hanno sia il lato destro che il lato sinistro, si riorganizzano. Mentre se lo faccio nel senso opposto, quello no. Ok? Se ti taglio a metà, qui sulla pancia, ok? La testa non si sviluppa, la parte, diciamo, così, anteriore non si sviluppa. Mentre la parte inferiore a volte sì, a volte no. Quindi questo ci dice che l'asse animale vegetativo viene specificato autonomamente, cioè ci sono dei determinanti materni. Ok, ma e aspettate perché abbiamo ancora 3 minuti, però voglio raccontarvela adesso così la prossima volta ci evitiamo un pezzo. Allora, ma c'è qualcuno in questo embrione regolativo, e si scopre coltivandolo soprattutto e trapiantandolo, adesso lo vediamo, che invece si specifica autonomamente. Quindi ci sono alcune cellule che hanno una specificazione autonoma e saranno, si scoprirà, proprio questi micromeri grandi. I micromeri grandi, se voi le mettete in coltura, danno origine a spicole spontaneamente, cioè vanno avanti per il loro programma di sviluppo. Vedete queste lineette? Queste sono spicole di carbonato di calcio, ok? E qui intorno vedete le cellule. Quindi queste cellule si organizzano dove sono, io faccio spicole di carbonato di calcio, dovunque. Al cinema io faccio spicole di carbonato di calcio, mi hai messo al bar, io faccio spicole di carbonato di calcio. Ok, vanno avanti per il loro destino. Quindi non sono, come le chiamiamo, ve lo ricordate? Specificate o determinate? Quando le mettiamo in vitro e vediamo che vanno per il conto loro? Specificate. Determinate, specificata vuol dire che va avanti per il suo destino per conto suo. Determinate quando cerchi di convincerla di cambiare strada e lei ti dice no. Ok? Dai, piantala con queste spicole, sa, vabbè, mi hai convinto. Allora lì era solo specificata. Se invece continua, allora quella è determinata. Però come si fa a convincerla a cambiare destino? Bisogna metterla in una condizione diversa da questa neutra della piastra di coltura, dove potrebbe ricevere dei segnali contrastanti.
E tipicamente questa cosa si fa con i trapianti, ok? Cioè io prendo la cellula e la metto da un'altra parte per vedere se le altre cellule la convincono. Io non ci so parlare, parlateci voi, ditegli di piantarla con queste spicole di carbonato di calcio, ci hai stufato. Vediamo se le altre cellule la convincono. Quindi si prendono questi micromeri e vengono tolti da una larva e messi sul lato animale di un'altra larvetta. Che cos'è che potrebbe succedere qua? Due possibilità. Anzi, tre. Ah, calma. Prima possibilità, si fanno convincere. Non succede niente. La larva si sviluppa normalmente. Ectoderma e ciao. Seconda possibilità, sono determinate. Quindi cosa fanno? Spicole. E spicolano a caso. Dove non dovevano. In realtà c'è una terza possibilità, che forse non ci si aspettava, ovvero non solo continuano a fare spicole, si invaginano e fanno spicole, ma inducono le cellule con cui sono a contatto ad invaginarsi come se fossero endoderma. Quindi cellule che avrebbero dovuto fare l'ectoderma, quindi la bocca diventa l'ano. Oh mio Dio, che schifo questi biologi dello sviluppo. E così. In realtà non è proprio la bocca, è un altro punto rispetto a quello della bocca. Comunque, è più sulla punta della testa qua, insomma. In mezzo alla testa, la faccia da culo, direi proprio. Il caso biologico si può dire correttamente. Si forma questa invaginazione, ok? E la cosa interessante è che l'ectoderma riceve questo segnale sia dall'alto che dal basso. Ok, attenzione, perché questo ci dice molto sulla specificazione degli assi. Se voi prendete solo la metà animale, quindi togliete tutti quei VEG 1 e VEG 2 che vi ho fatto vedere che diventano archente, non li abbiamo seguiti, con di AI, sono loro che fanno le cellule vegetative, eccetera, eccetera. Io però questi qua avrebbero dovuto fare ectoderma e neuroni. Gli mettiamo addosso queste quattro palline rosse magiche, che sono questi micromeri, e si forma la larva normale. Quindi i micromeri rispecificano l'ectoderma per diventare endoderma. Ok? Quindi questi micromeri sono determinati, molto determinati, ma qualcosa di più, non sono solo determinati, sono anche in grado di modificare il destino delle cellule con cui vengono a contatto, di indurle e di specificare l'asse del corpo. Quindi l'asse animale vegetativo lo decidono loro. Loro sono il vegetativo, ok? E dove sono loro? Loro settano questo polo, ok? Questo lo vedremo, è un elemento materno. Quindi giovedì inizieremo a vedere quelli che sono i fattori materni che controllano la specificazione di questi micromeri, che li rendono così determinati, ma di più, convincenti anche, sono proprio dei politici, sono pronti per la presidenza. Va bene, alla prossima.